Vediamo adesso il caso di studio di correlazione fra due grandezze quando non è possibile usare i numeri, quando siamo nel caso delle cosiddette mutabili, cioè quei caratteri statistici che non sono numerabili, se non in maniera convenzionale, però per esempio, come vediamo nell'esempio fra un momento, colore degli occhi e colore dei capelli, posso associargli dei numeri per comodità, ma non sono, i numeri che eventualmente associo non hanno un senso, non è che se metto due il colore nero e uno il colore castano, il nero è il doppio del castano, non ha senso, cioè sono le mutabili delle caratteristiche, dei caratteri che vado a studiare nella mia statistica, che non si possono mettere in ordine, si possono solo identificare con lettere, numeri, quello che volete, ma non si possono mettere in un ordine. Quindi un grafico del tipo dispersione XY, dove c'è la nuvola di dati, non ha senso, perché non ci sono i numeri, non ci sono numeri sensati da dare, però ci sono i vari caratteri, ci sono degli identificativi che chiaramente mi permettono di contarli, per esempio. Se io voglio fare una statistica per cercare di capire una correlazione tra il colore degli occhi e il colore dei capelli, posso contare le persone che sono in una certa situazione piuttosto che un'altra. E da lì fare dei calcoli e tramite dei coefficienti di correlazione studiati da altri matematici, non Pearson o chi altro, ma vedremo Cramer, tirare fuori un coefficiente di correlazione, anche lì esprimibile in percentuale, che dà un'idea se questa correlazione c'è o meno. E per fare questo è un po' più complicato, c'è meno matematica, però è complicato come procedura, sono tante somme da fare e lo vedremo in varie puntate. Cominciamo a partire dal nome con cui si identifica questo tipo di approccio. Si chiama tabella a doppia entrata, nel senso che è una tabella con due in riga certe cose, in colonna certe altre. E l'abbiamo diciamo utilizzata proprio in classe, facendo un giorno una statistica, erano 20 persone, abbiamo contato chi aveva i capelli neri, i capelli castani, i capelli biondi e chi aveva gli occhi neri, gli occhi castani e gli occhi celesti, azzurri. Non c'era nessuno con gli occhi verdi, quindi i dati sono questi, però ovviamente se si prende una popolazione più vasta può darsi che ci sia bisogno di più righe e più colori. Nel conteggio è venuto fuori che una persona ha occhi neri e capelli neri, due persone hanno occhi castani e capelli neri, perché attenzione, qui c'è l'azzurro, quindi questi sono i capelli e questi sono gli occhi. Non c'è nessuno con gli occhi azzurri e capelli neri, poi ci sono la maggior parte, 13 persone hanno castano e castano. Castano e occhi azzurri una persona. E biondi e occhi castani, tre persone. Messi qua i numeri, la somma è 20. Una prima cosa che si può fare, anche se non ha utilità per i calcoli successivi, no, no, invece no, scusate, viene utilizzata, e fare la somma per righe e per colonne. Qui la somma è 1, l'ho fatto subito di là. Qui la somma di riga è 1, la somma della seconda riga è 18, magari se mi porto i dati meglio. E così via. Quindi rimettiamo di nuovo 1, 2, 13, 1 e 3. Questi numerini che vengono a margine delle colonne delle righe si chiamano appunto frequenze marginali, cioè frequenze, no scusate, distribuzioni marginali. Come si distribuisce per riga o per colonna l'insieme dei dati, no? E cosa serve questo? Serve perché
quando vado a vedere le frequenze, cioè frequenze vuol dire quante volte capita, queste qui che ho rilevato si chiamano frequenze osservate, cioè io ho visto che c'è una persona in questa casella, due persone in questa, io osservo questo. Però siccome ho una certa distribuzione per riga e per colonna, c'è il concetto di frequenza attesa, nel senso che io qui ho osservato un, ma facciamo la riga di mezzo, ho osservato un 2, un 13, un 3. Se guardo però il totale, la distribuzione è leggermente diversa, 3, 14, 3. Si potrebbe provare per esempio a fare le cosiddette frequenze relative, a fare questi conti in percentuale, nel senso che questo 3, questo 14, questo 3 rispetto al 20 totale sono delle percentuali. 14 per esempio è più o meno il 70% dei dati, 70% qua, 15 qui, 15 qua. In base al concetto di distribuzione complessiva che hanno le varie colonne, io potrei fare il discorso delle frequenze attese, cioè io mi attenderei qui, qui c'è 2, 13 e 3, qui mi attenderei il 15%, non di 20 però, perché il 20 è il totale, qui c'è il 15, il 70, il 15 su tutte le colonne sommate, il 20 è il totale. Io mi aspetterei il 15% rispetto al 18. Praticamente si fa una proporzione. La frequenza attesa che io mi aspetto qui sta al 18 come questo numero, la somma di colonna, il 15%, sta al totale. Risolvendo la proporzione metto di là la somma di riga, trovo che la frequenza attesa, chiamiamola A minuscola, è la somma di riga moltiplicato la somma di colonna diviso la somma totale. Se io vado a calcolare queste cose per tutte le caselle mi vengono dei numeri che sono leggermente diversi da quello che ho osservato. Possiamo farlo qui direttamente, vabbè, si fa una cosa facilissima. Lasciamo qui, dividendo a metà il quadrato, ma lasciamo qui la osservata che è 1 e mettiamo l'attesa. L'attesa sarà il prodotto della somma di riga per la somma di colonna, quindi 3 per 1 diviso la somma totale. 3 per 1 diviso 20 fa il 0,15. Quindi io qui non mi aspetterei 1, ma mi aspetterei 0,15. Vediamo dove c'è 2 qua. Dividiamo a metà, qui c'è un 2. La attesa si trova facendo il prodotto della somma di riga o somma di colonna, quindi 3 per 18 che fa 3 per 8, 24. Possibile 42, 36, 52, 56, 54, 54. Quindi questo è il 54 diviso. Bisogna poi dividere per 20, dividiamo per 2 fa 9 e 10, per 9, 27, 27 decimi fa 2,7, 2,7 è la frequenza attesa in quel caso lì. Dopodiché andiamo avanti di pari passo, cioè di ogni casellina che ha il suo numero di frequenza osservata, mi calcolo la frequenza attesa, cioè quella che mi aspetto se immagino che in quella casella ci sia qualcosa che è in proporzione con la situazione delle righe delle colonne, con la situazione media, diciamo. Adesso vi lascio un attimo
faccio tutti i conti in modo da non farvi perdere tempo, poi andiamo avanti.